per tutti gli amici di Radio Bruno, molto più che un cantante, perché lui è tantissime cose, ma ve lo faccio raccontare direttamente da Joe Evan. Benvenuto. Ciao a tutti. Ciao, allora, un piacere. Se, diciamo, sai, sulle carte di identità di una volta si scriveva professione, e Joe Evan cosa avrebbe scritto? Professione? Artista. Così, 360 gradi. Sì, direi di prenderla anche un po' larga. Ma c'è una delle cose che fai che ti piace o ti ispira più delle altre, o in questo momento anche magari sei più portato, non so, a scrivere una poesia, una canzone, o a girare il mondo e scoprire nuovi universi? Non lo so, vedo l'arte un po' in tante forme. In realtà faccio tante cose che ancora non mostro, tipo i dipinti, che è una delle mie faccende più tenaci e più forti. Faccio tante cose, alcune diventano pubbliche, nette, altre invece sono più riservate, però non c'è una preferenza, cioè non puoi preferire l'allegria dalla spensieratezza. A volte hai bisogno di essere spensierato, a volte hai bisogno di essere contento, cioè devi amare i sentimenti e le emozioni, non la cosa, selezione, certo. Esatto. Quindi è un'esigenza comunque che ti muove. Sì, 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 a me piace il movimento, l'espressione, il moto. Quindi mi piace farlo in diverse forme, in diversi rami. Mi piace vedere sempre la struttura artistica come un albero, dove avrei sempre lo stesso frutto, però una ciliegia del ramo est avrà un sapore poco diverso dalla ciliegia del ramo ovest, che ha vissuto il sole del tramonto. È lo stesso frutto, lo stesso sapore, ma c'è un piccolo dettaglio di asprità, di zuccherino. Ecco, mi piace andare a lavorare sul dettaglio lì. Tra l'altro parli con cognizione di causa, cioè si sente che parla uno che la terra la coltiva quando può e se può, perché nel parallelismo giustamente la ciliegia ci sta alla grande. Un parallelismo, quello con il mondo della natura, che si ritrova ovviamente anche nella tua canzone, questo almeno dal titolo, Arnica. Sì, beh, in effetti io sono contento di questa coincidenza qua, cioè non è che ho scritto solo canzoni con i nomi di piante, nomi, cose, città, però sono contento che a Sanremo arriva proprio un timbro della mia vita che è Arnica, che è una canzone che nasce proprio in montagna, è nata in montagna, e ho voluto un po' innalzare la potenza di questa pianta, che in realtà la sfrutteremo come metafora, no? Però questa pianta che cresce in grandi altitudini ma è molto piccola, è molto fragile, molto esile, ma è perenne. Ecco, mi piaceva tantissimo l'idea di un po' di far vedere a me uomo quanto l'eternità a volte sia anche un concetto di fragilità e di minuscolosità. Ok, le premesse quindi ci sono tutte. Ti sento anche particolarmente carico ed entusiasta in questo momento. Hai un bellissimo, ti sei creato una bellissima location anche per presentare, no, queste interviste. Mi piace tantissimo. Sì. Ma realmente adesso, pensando al palco dell'Ariston, come ti senti? Cioè parlo di emozioni, proprio di aspettativa nel calcare una situazione che è nuova un po' per tutti, nel senso che vi esibirete ovviamente di fronte a nessuno. Beh, nessuno, in realtà dentro di noi c'è la consapevolezza che siamo in tanti a guardarlo e a guardarci, quindi non esiste il nessuno, a parte il fatto già che l'orchestra sono 70 persone, cioè già cantare davanti di fronte con 70 persone è già una quantità incredibile. Quindi c'è la coscienza attiva sulla folla, sulla marea di gente. Come l'aspettativa non c'è, però c'è tantissimo, cioè sai quel silenzio prima del caos, quando ti prepari un po' un'apocalisse, ecco, interiore ovviamente l'apocalisse,
Io c'ho quel silenzio lì per dire sta per succedere, no? Un po' come i film di Hitchcock, che prima dell'impatto avviene quel quello. Io sono il quiete prima della tempesta, insomma, esatto. E speriamo che la tempesta, no, sia di quelle bellissime. Sei uno scaramantico? Perché me lo chiedevo, non saprei dire. No, perché per essere scaramantico un po' devi credere nella fortuna e nella sfortuna. Io ovviamente non mi sono affidato a questi tipi di sorti nella mia vita. No, credo nel sacro, che applico atto e mi concedo al sacro, alla sacralità. Ho dei gesti sacri, ho le mie forme di aperture energetiche, ma scaramantico no. Perfetto, guardando sempre alla gara, ma qualche giorno in là, guardando a giovedì, ci commenti la scelta del brano che hai deciso di portare? Se non sbaglio sono gli anni degli 883. Come mai? Sempre per stare in tema 883, come mai? Come mai era? Ecco, non era voluto, ma ci sta la grande, dai. Sarebbe stato bello portare come mai e tu dicevi come mai? Invece gli anni. Allora, perché gli anni? Perché allora, innanzitutto sono partito dall'idea di Max Pezzali, perché ha partecipato, è un po', gli anni è un po' il continuo di Arnica, cioè sono andato un po' a ripescare quella fascia di età, no? le corse di mia madre per fare in tempo a scuola, sogni a radio coperti, l'estate senza soldi, tutte queste immagini che comunque sia noi le viviamo nei nostri giorni infantili e adolescenziali. E ecco, nell'adolescenza mia c'è Max Pezzali a tutto tondo, cioè devo tantissimo a lui. Il mio primo motorino l'ho fatto con lui, il mio primo bacio con la fidanzata l'ho fatto con lui, cioè Max Pezzali c'è sempre stato nei nostri anni, di chi viene dai inizi anni 90, fine anni 80. E quindi mi sembrava un buon continuo di Arnica, e poi trovo anche delle leggere somiglianze fra il ritornello di Arnica e il ritornello degli anni, non musicalmente, li trovo di impatto, cioè questo elenco di potenze, no? E volevo ringraziare Max Pezzali portandolo sul palco di Sanremo con questo brano. E noi siamo molto contenti che tu lo abbia scelto. Guardiamo ancora più avanti rispetto alla chiusura, no, di questo festival. Usciranno un po' di cose tue, libro di poesie, se non sbaglio, non ricordo la data esatta, ma siamo a marzo, sì. Sempre. 16 marzo il libro, 12 il disco, Mare Ducato e Ci siamo fatti mare. Ecco, e questo mare che torna. Prima Arnica al Festival di Sanremo, mare invece nel disco e nel libro di poesie, insomma la natura che non ti molla, o tu non ti vuoi far lasciare, la porti sempre con te? Ma sì, ma io vivo là comunque, cioè non c'ho un'esperienza mondana, di città, metropolitana, non ho mai vissuto quei ritmi là, cioè io sai quanto difficoltà ho a prendere una metro a Milano, cioè chiedo a tutti, chiedo anche il cartello di cui guardare, cioè non è la mia intelligenza quella, non è la mia, non lo so, non so muovermi. Mentre se andiamo a passeggiare in montagna, cioè vengo da lì e sono rimasto lì, perché non è il fatto di venire da lì, il fatto che io ci sono rimasto. E mi sono fatto questi 3 anni di vita al mare, che comunque ero in un colle, perché stavo a Sant'Elpidio, scendevo a Porto Sant'Elpidio, e quindi non mi sono privato del bosco, ma arrivavo a mare in passeggiata, e ho conosciuto il mare d'inverno, è stata un'amicizia incredibile, un po' come quella di Red e Toby della Disney, ti ricordi? Certo. Cioè questa amicizia fortissima che però no, nasceva da un dibattito, da una guerriglia sottile in sottofondo. Ecco, ce l'avevo uguale, io avevo sempre un po' dei pensieri bruttini verso il mare, lo vedevo un po' movida, estate, tutto, però non avevo pensato, perché ovviamente sono sciocco, ma avevo pensato che esiste anche il mare d'inverno, ecco, non avevo considerato questa sua capacità, questa sua maestria. L'ho provata, l'ho vissuta per 4 anni, ora me ne sono riandato via dal mare, sono ritornato in alta montagna e mi manca, gli volevo dire grazie con questo libro e con questo mare, volevo dirgli guarda, grazie per avermi dato una nuova educazione, una nuova forma di attitudine. Un nuovo modo di vedere le cose, che magari inaspettato, eh?
Eh beh, la vita è questo, poi è scoperta, quindi anche una cosa semplice come godere del mare. Grazie mille a Joe Evan per essere stato con noi. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.